Io saluto prima di tutto tutti questi giovani ragazzi perché rappresentano il nostro futuro, rappresentano il futuro lavorativo e le menti del nostro paese e potranno dare sicuramente un contributo non solo a livello locale, nazionale, ma anche internazionale. E apriamo questa puntata, questo speciale Polifemo, con il dirigente scolastico dell'ISSA Archimede, la professoressa Patrizia Capobianco. Quale istruzione per quale lavoro? Beh, si comprende chiaramente che l'istruzione che l'istituto da lei retto conferisce è, come dire, un passepartout ai fini della immissione nel mondo del lavoro. Ecco, com'è nata l'idea di questo convegno e quindi le finalità che si prefigge di raggiungere? Lo sfondo culturale nel quale si muove il nostro seminario è legato principalmente all'orientamento dei nostri ragazzi sia in uscita che in entrata. E poi in una logica di farci delle domande, ecco appunto quale istruzione per quale lavoro, in un momento in cui la società richiede, particolarmente il mondo delle professioni, richiedono un personale specializzato, un personale tecnico e professionale. Alla domanda delle aziende dovremmo rispondere con degli indirizzi professionali che, insomma, nel modo che ci sia una corrispondenza. Invece abbiamo in Italia un fabbisogno notevole di tecnici e di persone con una alta professionalizzazione che non c'è. Quindi in questo seminario, in cui vedrete ci sono delle aziende locali, delle aziende nazionali e internazionali, vogliamo cominciare a fare un ragionamento, una sintonia, perché no, da questo momento in poi scrivere delle convenzioni in un percorso di alternanza scuola-lavoro e perché ancora non di apprendistato, perché i nostri ragazzi possano essere i cittadini che vivano in questo territorio, ma che abbiano prospettive anche nel mondo.